E lutto nel mondo ecclesiastico per la dipartita di Don Corso Guicciardini, sacerdote ritenuto l'erede spirituale di Don Giulio Facibeni, di cui la statua vedete alle mie spalle qui alla Madonnina del Grappa, dove Don Corso ha svolto il suo sacerdozio per molti anni. Sentiamo la testimonianza di quanti lo hanno conosciuto. È una grande persona che ha seguito le orme di Don Facibeni in maniera assolutamente fedele ed è stato presente per il popolo di Rifredi per tutta la sua vita. Una persona eccezionale, c'è tanto da dire e lascia così una grossa perdita, ma d'altro canto non c'è niente d'eterno, rimangono le opere, gli insegnamenti e un ricordo. Conosco Don Corso da 50 anni e oltre. Sono cresciuto con lui, insomma, ecco. Che devo dire? È una grossa perdita per la famiglia dell'opera, ma anche credo per la Chiesa fiorentina, perché è stato un personaggio di grande spessore spirituale, ma anche culturale. È una persona molto attenta anche al tempo, al tempo presente, bene alle situazioni. Ecco. Ho imparato tanto, ecco, da lui, devo dire questo, ho imparato tanto. Ecco. Io penso anche che la morte per il Covid lo ha fatto sentire partecipe alla battaglia di tutti, lui che non ha mai indietreggiato di fronte alle battaglie, è stato sempre in prima linea ed è stato un movimento di comunione e di partecipazione con le persone e con la sofferenza umana. Funerali solenni di Don Corso Guicciardini saranno celebrati domani nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore alle ore 10 alla presenza di massimo di 200 persone.